Ciao Giorgio. Salve. È bello tornare nel teatro da cui sei partito nel 74. Bene, benissimo. Allora entriamo nel Marucino, il gioiello d'Abruzzo. Giorgio Mancini, ballerino e poi coreografo. Nel 1989 viene premiato da Rudolf Nureyev, il Pelé, il Maradona della danza. E nel 1995 riceve il premio come miglior ballerino d'Italia. E, e poi lo raccontiamo in Mezz'ora Senza Rete, la trasmissione di Rete 8 Il Centro che parla e racconta agli abruzzesi storie di abruzzesi di cui siamo orgogliosi e lo fa entrando nelle vostre case di domenica con discrezione all'ora di pranzo. Vai Antonio. Giorgio, come è cominciata la tua storia? Come è cominciata la mia storia? È cominciata qui, nel lontano 74, con una danza ungherese eh, insieme a Cristina Nudi, eh, coreografata da dall'insegnante che all'epoca insegnava nella scuola di Filomena Nudi, Giulia Gombosch. E poi passano gli anni e arriva la prima grande emozione, essere premiati da Rudolf Nureyev. Raccontaci quel giorno. Allora, erano diversi anni che ero nella compagnia di Maurice Béjar e eh, fui invitato a Fiesole per un gala internazionale della danza insieme ad altri giovani talenti italiani all'estero. Dopo questo gala mi annunciarono il premio che mi avevano scelto per darmi questo premio Positano e arrivai a Positano, feci il giorno di prova eh, e all'improvviso arrivò dall'isola che aveva comprato l'isola Ligalli, Galli, Nurayev, eh, per noi inaspettatamente. E, in effetti veniva per consegnarci questo, questo premio. E quindi boh, è stato un momento di grande emozione ed ho un bellissimo ricordo perché dopo aver ballato il mio solo, che era un solo sulla musica di Piaf, coreografia di Maurice Béjart, lui venne dietro le quinte e mi prese la mano e mi disse: Se veramente un bel ballerino. E questo. È un ricordo bellissimo che ho di quella, di quella giornata. Che ti ha dato la voglia di andare avanti, di migliorarti, di diventare poi coreografo. Sì. Come hai fatto a diventare coreografo? Come si diventa coreografi? E poi qual è stato il tuo primo successo da coreografo? Allora, diventare coreografi in effetti non è una cosa molto... cioè non c'è una formazione, eh, è un desiderio che eh, cominci a coltivare eh, dopo diciamo, la carriera e dopo i diversi coreografi che hai incontrato, che hai incrociato, che hai conosciuto. Eh, e c'è così un inizio di curiosità uh, a scoprire quello che tu potresti creare. Quindi si comincia piano piano e si comincia anche con molta timidezza uh, perché fare coreografia significa esporsi molto mentre quando uno è, è, è danzatore, interpreta, fare coreografia è mostrare quello che hai dentro. Quindi, è una cosa che va molto lentamente, è una, è una specie di, si comincia di solito con dei workshop, con degli atelier coreografici che si fanno dentro le, le stesse compagnie. Infatti, cominciai a Ginevra, nel balletto di Ginevra, con un piccolo balletto che si intitolava Incontro, eh, sull'idea dell'insieme del, dell e dell'essere contrari, eh, di dieci minuti. E poi piano piano si ha il coraggio di andare un po' più lontano, più lontano, più lontano, e io direi che la mia prima, il mio il momento chiave eh, come coreografo è stato il mio Giulietta Romeo al, per il Maggio Musicale Fiorentino, sulla musica di Prokofiev, eh, che era un balletto di un'ora e mezza, un'ora e quaranta, senza, eh, senza intervallo. E quindi bisogna avere la capacità di tenere il pubblico sveglio attivo per un'ora e quaranta. E poi da lì la cosa è andata più naturalmente. Da Ginevra a Tokyo, passando per il maggio fiorentino e persino per il festival di Sanremo. Sì. Ecco le immagini della tua coreografia portata all'Ariston. L'ama più di prima ed è l'unica cosa che sa ricordare. C'è un universo che mi riempie le mani, il mondo si perde, tu invece rimani un male dentro degli esseri umani. Io aspetto che torni stasera per stare con te. Io ci voglio camminare. Giorgio, qual era il titolo di questa canzone? Aspetto che torni di Renga. Uh, questa è stata un'esperienza molto interessante. Io di solito non, uh, non sono stato mai veramente attratto dal mondo televisivo perché va molto veloce, è molto, molto diverso dal mondo teatrale però all'occasione Eleonora Bagnato, che è toile dell'Opera di de Parigi che conosco da molto tempo, mi chiese eh, questa collaborazione l'idea mi, mi divertì molto, anche perché stare lì al Festival di Sanremo eh, è un evento diciamo, abbastanza eccezionale, volevo scoprire questo mondo, volevo conoscere più da vicino come era questo festival e quindi devo ringraziare Eleonora che mi ha, mi ha chiesto questa coreografia, e, che è piaciuta anche molto a Renga, era molto contento. Eh, è stato un lavoro che abbiamo fatto molto velocemente, eh, però mi ha divertito molto. Allora, torniamo al teatro. Facciamo un passettino indietro. Vorrei che tu mi raccontassi questa figura eccezionale della storia della danza che è Maurice Bejar, che è stato il tuo maestro. Sì, ma io ho avuto questa grande fortuna, l'ho scoperto durante queste trasmissioni televisive che facevano l'estate, negli anni 70, che faceva Vittorio Ottolenghi l'estate, che si intitolava Maratona di Danza. E un giorno vidi. Lei, lei programmava dei coreografi e de, delle parti di balletto, era una trasmissione che durava mezz'ora dall'una all'una e mezza. E un giorno vidi eh, L'uccello di fuoco sulla musica di Stravinsky di Maurice Bejar. e eh, non ero ancora, avevo. Appena avevo questo desiderio di diventare ballerino non avevo assolutamente le, le, il livello, però quello mi diede eh, il desiderio e la spinta di arrivare molto alto, perché volevo ballare quel genere di, di danza, che era una danza che oggi chiameremo neoclassica, ma all'epoca era molto contemporanea, con una base classica ma con dei movimenti molto personali che erano quelli di, di Maurice Béjar. Uh, da lì poi ebbi la fortuna di fare, uh, avere l'occasione di fare l'audizione per la scuola, che si chiamava Mudra, dove fui selezionato. Eravamo, mi ricordo, 300 ragazzi tra ragazze e ragazzi e loro ne presero una ventina. Questo dove? A Bruxelles. Mm. E quindi uh, all'età di 19 anni, dopo gli studi del, del liceo scientifico, mi sono trasferito a Bruxelles e lì uh, diciamo l'avventura la, è iniziata perché è, stato un, è stata una grande esperienza, perché lavoravo con il genio uh, della coreografia del momento. Uh, ho girato il mondo con le tournée dal, da Israele all'America, dal Venezuela al Giappone e eh, ho conosciuto eh, diciamo, la danza ad un alto, alto, altissimo livello. Tutto questo certo con un grande, grande, grande sacrificio perché purtroppo quando si arriva a questi livelli qui eh, la vita non esiste più esiste sul lavoro e con Béjar era, era così, non si, poteva, non si poteva avere un giorno libero per dei problemi perché bisognava essere lì con lui, certo eh, in alcuni momenti poteva essere molto difficile anche perché c'era la stanchezza fisica, un lavoro molto fisico, no? molto... Però devo dire oggi che tutto quello che ho imparato da lui mi è servito moltissimo per essere quello che sono oggi. Nureyev, Bejar, è come per un calciatore davvero aver conosciuto Maradona e Pelé, ti hanno permesso di realizzare una serie di successi nella tua vita, prima di arrivare al grande evento di cui parleremo dopo, ma raccontaci un po' i tuoi successi prima di quel tuo capolavoro. Allora sì, ho fatto questo, come dicevo prima, questo Giulietta Romeo, eh, poi ho fatto per il San Carlo di Napoli eh, una Coppelia, eh, poi per una Giselle per il Maggio Muscale Fiorentino, molto, con molto contemporanea, sì, con molti... Sì, sì. Con, uh, sì, con, sempre con dei primi ballerini delle compagnie dove, dove sono stato invitato poi ho collaborato con uh, il balletto di Nizza, ho collaborato con il balletto di Karlsruhe ho, ho fatto diverse cose al balletto di Ginevra uh, poi ho, ho creato un Tristano Isotta uh, per due toile dell'Opera di Parigi per uh, Dorothée Gilbert e Mathieu Gagnon Uh, quindi voilà, diverse, tante cose che mi hanno portato poi alla fine ad arrivare a quello che io lo chiamo un evento, oltre ad essere un capolavoro: cioè Giorgio Mancini è riuscito a mettere in danza la voce di Maria Callas. Lo ha fatto con otto étoiles in uno spettacolo memorabile. raccontaci questo momento, questo spettacolo, dove è avvenuto, quanta gente c'era, quali etoile hai portato sul palcoscenico. Questo era un progetto che avevo da tanti anni eh, per però eh, interpretare la voce della Callas nella danza, avevo bisogno di un livello molto alto di ballerini che fosse equivalente alla voce della Callas e di tanti, eh, cioè di tanti, di un numero abbastanza eh, importante, non uno o due. Quindi mi sono letto una biografia bellissima della, della Callas, ho capito eh, la struttura che dovevo dare al balletto e poi... Uh, in quel momento i giapponesi, nello stesso momento i giapponesi con i quali, con, uh, con i quali io avevo già collaborato per il Tristano Isotta, mi hanno chiesto una nuova uh, creazione e quindi io ho dato, suggerito uh, di fare qualcosa sulla Callas uh, e di coreografare veramente sulla sua voce. Quindi non ho raccontato la vita della Callas, eh, ho raccontato piuttosto le sue emozioni tradotte in movimento di quello che lei esprimeva quando cantava. Eh, e quindi ho, ho proposto questo a otto ballerini attoil dell'Opera di Parigi, che è eh, a mio avviso la compagnia la migliore attualmente al mondo perché molto più, i ballerini sono molto più versatili del Borchoi, che hanno un inquadramento molto più classico. Eh, loro sono molto più, I ballerini dell'Opera di Parigi sono molto più malleabili, hanno una grande versatilità perché sono abituati a, a ballare dal, dal classico al contemporaneo. E qui avevo già collaborato, come ho detto prima, con Dorothe Gilbert e Matteo Gagnon e ne ho scelti altri sei. Uh, tre dei quali sono stati sono giovanissimi, sono dai, tra i 22 e i 24 anni nominati étoile uh, nella, nella stagione scorsa e uh, sono partito a Parigi uh, dove in poco tempo, in, in due settimane, ho dato la struttura uh, del balletto, quindi ho creato. Logicamente avevo creato tutto molto prima nella, nella mia testa. Eh, avevo fatto una scelta di musica, avevo, avevo scelto le, i momenti che dovevano essere eh, dedicati diciamo, ad alcuni richiami della vita di Callas, altri che dovevano essere invece dedicati giustamente alle, al, al suo senso, al suo bisogno d'amore, al suo senso d'abbandono, al, al suo grande senso di solitudine. E quindi ho fatto la, la creazione in poco tempo, la struttura del balletto. E anche perché loro sono molto occupati, quindi bisognava eh, andare a velocemente. Il debutto a Tokyo quando? Tutto questo l'ho fatto ad aprile, poi sono tornato a luglio a Parigi. Parliamo di luglio di quest'anno di quest'anno, sì. eh, luglio 2019, eh, e da lì siamo partiti a Tokyo eh, dove il debutto c'è stato il 25 luglio. Eh, con grande sorpresa eh, devi sapere che i giapponesi hanno sempre bisogno di capire, quindi loro preferiscono le storie, preferiscono la narrazione a qualcosa di più astratto. Quindi io sapendo che il mio balletto era piuttosto una narrazione di emozioni. Mi domandavo come potesse essere ricevuto dal, dal pubblico giapponese e in effetti è stato un grandissimo successo con uh, Standing Ovation, perché penso che il giapponese è un popolo così. Uh, così che, che si ritiene così tanto nelle emozioni, attraverso la scena, attraverso il canto, attraverso il movimento dei ballerini. Si è riuscito a, a, ad esprimere quello che non riescono a esprimere a parole, quindi si sono, le, si sono incrociati. Giorgio, prima di andare oltre, però voglio chiederti una cosa: ti è capitato di emozionarti fino al punto di piangere ascoltando la voce di Maria Callas? Ah, sì, Tut, tutte le sere che ascoltavo la, la voce di Maria Callas per prepararmi alla creazione, è una voce che, che giustamente, che, 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 quando ho letto la, 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 la biografia ho capito perché lei cantava così, perché eh, lei esprimeva tutta questa sofferenza, una donna che, che, che ha sofferto tanto, ma non soltanto, nell'ultima nell parte della vita, nella sua infanzia, eh, è stata abbandonata dal, dal papà, eh, Aveva una mamma eh, completamente folle che, volesse, eh, che, non, che non le ha fatto vi vivere l'infanzia perché voleva che diventasse una specie di Shirley Temple. E ha, ha patito la fame durante la guerra, eh, ha ricercato sempre questa figura del padre che poi ha trovato o oh, in Meneghini o oh, in Onassis, che però eh, l'ha abbandonata. Quindi ho capito perché lei cantava così. E avendo capito questo era ancora più grande l'emozione che, che risentivo dalla, ascoltandola. Poi devi, devi, devi capire che quando uno sta in una creazione e crea su un personaggio, eh, uh, questo personaggio gli diventa molto familiare. Quindi, sì, voilà. un personaggio come la Callas, gracile forte. Sì, infatti il balletto è proprio a proposito di, questa, di questo contrasto, di questa fragilità, questa grande fragilità, ma questa grande forza anche eh, di donna di, e questa forza di canto. Giorgio, che cosa consiglieresti a un giovane che come te ha adesso il sogno di danzare? Allora, innanzitutto bisogna essere sicuri della passione. Eh, io so che il movimento legato alla musica, quando ero fin da piccolissimo, eh, mi creava una, un benessere, una felicità. E quindi ho, ho capito che, che era veramente... Una cosa da seguire è quindi una passione. Uh, la seconda cosa quindi essere sicuri di essere veramente appassionati. La seconda cosa è il lavoro. Uh, e la terza cosa è, la, è una disciplina, cioè di, di tenere, di tenere negli anni. Perseverare. Perseverare. E non illudersi che le cose arrivano facilmente perché le cose non arrivano facilmente cioè lontani ci vuole il talento ma ci vuole il lavoro lontani da quella che è la cultura dominante magari certo. la X Factor certo, certo, certo qualcuno certo. può pensare che in 5 minuti sì. si diventi famosissimi. Sì. Invece, ci si può anche diventare in 5 minuti ma poi finisce invece, invece se uno invece vuole durare studiare, vale sì. per la musica vale sì, per, per, per tutto. la danza per tutto Giorgio Immagina il tuo futuro. Qual è l'opera che vorresti fare e che probabilmente riuscirai a rendere una meravigliosa coreografia? Sono diverse, però eh, diciamo quella che vorrei fare prossimamente eh, è il, il mepris il disprezzo di Moravia. Uh, di cui conosco molto bene il film di Godard uh, e vorrei adattarlo che quello è nell'ambiente cinematografico vorrei adattarlo nell'ambiente della danza contro i baleni dell'opera di Parigi e poi un progetto più grande questa è una cosa per diciamo, più uh, intimista così che vorrei realizzare a Capri perché il, tutto si svolge a Capri, invece un'idea un, un più grande ma più anche che mi prenderà più tempo eh, vorrei portare nel mondo del balletto uh, La La Land ah, Benissimo. quindi Benissimo. Vediamo, vediamo magari farlo interpretare da un ballerino italiano sì 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 certo. Come, certo. per esempio? Ce n'è uno che è notissimo che va sì, in TV. Il, il Roberto Bolle. Eh. <ride> sì, Roberto, che io ho conosciuto ho invitato spesse, danza... spesse volte lì a Firenze quando ero direttore del Maggio. Sì, che sì, ha fatto sì. entrare la danza in casa. Sì, in di casa di tutti, di tutti quanti. Italiani. Sì, sì, ma infatti questo è, stato, è un bravissimo ballerino, ma è stato anche un bravissimo, è diventato un bravissimo promotore della danza che dà un senso di potenza peraltro, ricorda molto Nureyev, forse Baryshnikov, ha dà un senso di forza, di certo, potenza. Certo, ma c'è una grande potenza fisica per, per chi fa questa, questo lavoro a questo livello qui, Anche se a me piacciono così. i ballerini stile Fred Astero. Fred Astero, cioè ma quelli erano sì sì sì, sì ma era un'altra epoca. Io ero piuttosto così piccolino, veloce, agile e imprevedibile. <ride> un furetto più che un furino voilà. della danza. Quando torni a casa nel tuo Abruzzo, che cosa provi? Ma mi piace sempre tornare qui perché, prima di tutto, perché lo, lo sto scoprendo sempre di più, è una regione bellissima. Uh, seconda cosa perché uh, ritrovo uh, le cose dell'infanzia, ritrovo gli odori, ritrovo, ritrovo i sapori, uh, ritrovo gli amici uh, e quindi penso che un giorno tornerò qui. Dov'è che faresti un balletto, una coreografia in Abruzzo? Immagina un luogo stupendo di questa regione dove poter mettere in scena un'opera e quale opera? ah questa è una domanda quale opera? allora i posti sono diversi perché c'è diciamo c'è il lato del mare c'è il lato della montagna però fare uno spettacolo per esempio per esempio in uh, en plein air dalle parti di Campo Imperatore mi piacerebbe tantissimo <ride> e farei Uh, perché mi piace, perché mi suggerisce un paesaggio molto lunare, quindi farei una nuova versione di un balletto che ho già fatto, uh, molto astratto, ma che dove volevo dare l'immagine di qualcosa che giustamente non conosciamo, uh, al quale ho dato il titolo in una parte di cielo. Ah, bellissimo. <ride> grazie, grazie Giorgio, grazie all'Abruzzese che riuscite a far danzare la voce di Maria Callas e a voi tutti do appuntamento a domenica prossima alla stessa ora con un'altra storia. Grazie.